Amici di Fan Network Italia, questa è una grande serata di sport da combattimento, il Fighting Spirit episodio numero 6, direttamente dall'Atlantico Live in Roma sabato 29 aprile 2017. Io sono Luca Lotrecchiano, la vostra guida nello sport da combattimento. Al mio fianco c'è un grande esperto, il promoter della serata, direttamente da Roma, anche lui Team Colonnese Promotion, Gianluca Colonnese. Buonasera a tutti. Allora Gianluca, stiamo iniziando a bomba perché questa è subito la main card di una serata riuscita, anzi no, riuscitissima. Un Atlantico Live praticamente sold out. Avevi in mente un obiettivo, mi pare che puoi ritenerti piuttosto soddisfatto. L'hai raggiunto, una serata ben riuscita che adesso commenteremo insieme. Qualche considerazione? Sì, niente, è stata una serata ad altissimo livello tecnico e quindi niente, non rimane che goderci questo bellissimo spettacolo con il primo incontro tra un thailandese della scuola Ket Kan Thorn e il forte Neguse Kebrom della scuola del team Marceddu di Firenze. Esattamente, adesso andiamo a commentare questo match, un match che è inserito nella main card, quindi non stiamo andando in ordine cronologico ma in ordine, possiamo dire, quasi di importanza. Esattamente, quindi una serata composta da 12 match, se non sbaglio, con una commistione di sport da combattimento, quindi K1, Muay Thai, ma anche MMA, con un match con il nostro Manolo Scianna, che commenteremo più tardi. Intanto, all'angolo blu, Roilan Ket Kan Thorn, all'angolo rosso, Neguse Kebrom. La categoria l'abbiamo sentita direttamente dallo speaker della serata, lui è anche un altro dei personaggi che vediamo sempre durante i gala di sport da combattimento. Un saluto al nostro amico Valerio Lamanna. Quindi International Prestige Fight di Muay Thai sulla lunghezza di 3 riprese, 63 kg è il limite di peso. Vediamo come inizierà questo match. L'arbitro, tra l'altro, è un altro volto noto, non soltanto del canale, ma anche del tuo team. Esatto. Se non sbaglio, vediamo Narit Laurta, è un maestro e arbitro internazionale di Muay Thai. Inizia la prima ripresa, subito una fase di studio. Prova a mettere un low kick. Bene con il gancio Kebrom. Sentiamo anche in sottofondo la tipica musica thailandese che tutti riconoscono, anche il nostro Andrea Ciccolini, autore di Fan Network Italia, la musica thailandese che serve a dettare forse anche un po' i tempi, esatto, del combattimento. Esatto, proprio per quel ritmo. Allora, Roilan Ket Kan Thorn, il ragazzo che vedete alla sinistra dei vostri teleschermi, ha già un curriculum abbastanza cospicuo. Lui è Max Muay Thai Champion, ma anche un fighter del Lumpini, è un fiore all'occhiello della serata, uno dei tanti fiori all'occhiello della serata. Per chi non dovesse conoscere il termine Lumpini, lo stadio Lumpini è lo stadio più importante, tempio sacro della Muay Thai thailandese, e questo è anche sinonimo di garanzia per questo atleta. Esatto. Prova a mettere un gancio Kebrom, si sta combattendo a ritmi, Gianluca, ancora non altissimi, ma tutto questo credo che sia naturale, c'è una fase di studio iniziale. Beh sì, nella Muay Thai sappiamo che comunque il timing è diverso da quello che è un match di kickboxing, quindi sicuramente hanno iniziato come iniziano in Thailandia, quindi il primo round un round, diciamo, di studio. Va con anche il se gomito, Kebrom, esatto, vedo che comunque sta accelerando i ritmi. Sì, ha provato a piazzare anche un paio di gomiti, però è rimasto ben saldo sulla sua posizione Ket Kan Thorn, che adesso ha piazzato anche un paio di low kick, eccone un altro. Spiegavo però agli occhi del pubblico anche quanto sia importante, e mi riferisco adesso a Neguse Kebrom, tenere il centro del ring, un po' come nell'MMA quando si tiene il centro dell'ottagono. Questo agli occhi dei giudici potrebbe essere un lieve vantaggio, anche se poi ovviamente la differenza la fanno i colpi e l'intensità di colpi. Assolutamente. Va con un front kick Ket Kan Thorn. Ancora doppia il jab, bello, poi entra kick. Entra con il diretto. Buona questa combinazione intanto di Kebrom. Mancano 30 secondi al termine di questo primo round. Gianluca, molto studiato, ritmi non altissimi, ma
quei colpi che abbiamo visto pulito, sono stati pulito. Esatto, abbastanza pulito. Va con il ginocchio e poi prova con il gancio sinistro, che è Brom. Ancora una entrata di gomito, lo kick Kit Cantorn, la risposta del suo avversario. Ci mette anche un gancio, ma arriva il suono della campana. Dicevamo, match pulito. Pulito. Ecco, sì. Intanto gli highlights proprio di questa prima ripresa. Secondo te in vantaggio chi dei due? Ma per ora non mi voglio sbilanciare più di tanto, nel senso un match abbastanza equilibrato. Forse che Brom ha messo più colpi di braccia, però sappiamo che nella Muay Thai il colpo di braccia ha poco valore a livello di punteggio, quindi vedremo più avanti. Ancora una volta Neguske Brom prova a spingere sull'acceleratore, è lui che sta conducendo un po' questo match, esatto. Ha portato nuovamente all'angolo Kit Cantorn, che adesso prova a reagire. Buono intanto questo destro sinistro, entrambi i ganci di Kebrom. Entra un low kick, buono. Vediamo Kebrom. Kebrom che parte il secondo round molto molto deciso, molto determinato. È molto anche mobile con queste gambe, vedi, sì. Fa un paio di colpi e poi va subito a girare intorno al corpo dell'avversario, proprio esatto. Per non incappare nel timing inverso, quindi nella reazione dell'avversario. Adesso tipica fase di clinch in cui si buona stanno gomita, un sock esatto. Sub chiamato in thailandese. Ecco ancora un gomito da parte di Kebrom. Vediamo il thailandese un po' in affanno, diciamo. Un po' in affanno. Si sente sì. Infatti anche dall'angolo. Si stanno incitando Neguske Brom, Team Arched, se non sbaglio. Marceddu. Il Team Marceddu. Esatto, stanno dicendo di alzare un po' il ritmo. Probabilmente si sono accorti che... Che il thailandese sta un po' in... È un po' in difficoltà. Un po' in difficoltà, e sì. Quindi... Forse non si aspettava un atleta così... Così determinato. Blocca bene questo middle Kebrom, poi va a piazzare un altro gancio come un toro, però a testa bassa. Kit Cantorn non sembra essere impensierito da questi colpi, insomma. No, beh, come tutti i thailandesi sono molto duri, quindi vanno sempre avanti. È difficile, diciamo, metterli in difficoltà, però il punteggio parla chiaro. Questo round ha preso il vantaggio Kebrom, a mio parere. Assolutamente sì, anche se Kit Cantorn adesso sta provando una timida reazione. Vediamo l'angolo che prova a incitarlo e a dargli indicazioni su come affrontare meglio questo secondo round. Ancora un middle, entra con il diretto Kit Cantorn, poi un front kick, jab, diretto gancio di Kebrom. Si alzano un po' i ritmi. Prova con il ginocchio, poi buona questa la combinazione, due colpi di Kebrom che tiene sempre la distanza, molto lucido anche nella seconda ripresa. Mi piace molto questo gomito sì. Verticale. Un sock nad. Bello, chi buono, bello, buono, bello. Entrano questi due colpi. Non sembra averli accusati, ma comunque sono entrati a bersaglio. Arriva il suono della campana, termina anche il secondo round. Guarda, io Gianluca non sono molto esperto, sicuramente non sono esperto come te, ma mi sembra abbastanza evidente un doppio vantaggio per Kebrom, quindi esatto, potrebbe aver sì. Capitalizzato, diciamo, anche che questa adesso seconda l'unica ripresa. Chance di Roy Lan è quella proprio del KO alla esatto. Terza ripresa, esatto. Quindi diciamo che deve dare tutto. Deve tentare il tutto per tutto. Esatto. Ultimo round, 180 secondi prima della parola fine su questo match. E infatti Kit Cantorn prova a portare avanti l'iniziativa, anche un colpo al corpo, high kick intanto di Kebrom, che è sempre molto attento e preciso, soprattutto mi sembra di capire che è molto attento a mantenere intatta la distanza. Assolutamente. Adesso la distanza viene chiusa in fase di clinch. Prova a mettere a piazzare bene. Un paio di ginocchiate Kit Cantorn, ma sembra essere il gomito l'arma migliore di Kebrom, che ci ha riprovato almeno in un paio di occasioni.
Intanto blocca ancora il piede, prova a piazzare un high kick. Risposta in middle di Kit Cantorn, si ritorna in clinch, ginocchiata al fianco, poi scaraventa l'avversario a terra, proiezione. Finisce a terra. Una domanda, mi è sempre risultata curiosa questa cosa, ai fini del punteggio ha un valore in più quando si riesce a proiettare l'avversario a terra? Assolutamente sì, nella Muay Thai le proiezioni hanno un valore forse maggioritario in confronto a tutti gli altri colpi. Calci e proiezioni sono, diciamo, le due peculiarità che danno punteggio nella Muay Thai. Intanto doppia gomitata da parte di Kebrom, che continua ad essere avanti sul punteggio dei cartellini. Adesso ecco un altro paio di colpi pesanti, vedi, ha capito che questa forse è la tattica migliore, sta mettendo in netta difficoltà Kit Cantorn con queste gomitate. Adesso piazza anche un montante, un gancio. Sta conducendo il match tranquillamente, diciamo, Gianluca, fino alla assolutamente termine. Lo vediamo molto molto sicuro di sé, e questo proprio perché comunque sa di essere in vantaggio netto. Esattamente, infatti quello che deve dare qualcosina in più è Roy Lank e Kit Cantorn. Assolutamente sì. Ancora una gomitata, intanto inizia ad essere segnato in volto Kit Cantorn dopo tre riprese. 30 secondi prima del termine di questo match, Fighting Spirit numero 6, attenzione, 2-3 colpi, tutti a bersaglio, chiamano il low kick. Quanto è importante seguire le indicazioni del proprio head coach? Molto, ovviamente non è semplice, perché ovviamente quando si sta lì sopra non è semplice ascoltare nessuno, però se uno riesce ad ascoltare i consigli del proprio coach sicuramente servono. Ed è la fine dell'incontro. E questa è la fine dell'incontro. Rivediamo le azioni salienti, ancora il jab di Kebrom, che poi con un ottimo timing è andato a schivare il calcio lasciato partire da Kit Cantorn per poi rientrare con la sua power move, la gomitata. Ora è il momento del verdetto. All'angolo rosso, Negus Kebrom. E vince ai punti, come abbiamo sentito dal ring announcer Valerio Lamanna, l'angolo rosso, Negus Kebrom.